Parliamo di calcio perché queste ultime settimane il calcio italiano sta soffrendo, secondo me anche troppo. Io vivo in Germania, le critiche dei miei amici sinceramente mi stanno un po' sul cazzo, se si può dire. Mi sono stancato di ascoltare sempre l'italiano fuori dalla Champions, l'italiano non manda in Champions, l'Italia fuori dal mondiale. Di nuovo, me lo sento dire da anni. È dal 2010 che un'italiana non vince una cazzo di Champions. Poi il mondiale neanche me lo ricordo. Da quanto tempo che è passato non me lo ricordo neanche. L'ultima volta avevo 14 anni quando l'Italia ha partecipato a un mondiale. E quel poco che me lo ricordo facevamo anche cagare. Quindi difficile, molto molto difficile. Ok. Innanzitutto mi dispiace, non ho fatto video questi ultimi giorni perché sono stato col Covid e non mi sono sentito di far video. Quindi oggi parliamo un po' dell'Italia. Dell'Italia, ecco, guardate, questa è una maglietta del 2006, ancora con le 3 stelle. Non è una maglia da calcio giocato, non so, una maglia che è stata distribuita ai tempi, non so, è di mio padre comunque. Io c'avevo 6 anni, quindi cazzo, lo ricordo, io mi ricordo la finale quando Zidane prese rosso. Mi ricordo come Grosso era lì sul punto di battuta. Campioni del mondo, campioni del mondo. Ma quando mai? L'Europeo, io non so che dire, sinceramente. L'Europeo è stata un'emozione, una delle emozioni più grandi della mia vita. Da tifoso italiano, tifoso juventino. Sono queste le emozioni quando si vincono i trofei. Io ci tengo tanto alla nazionale, tantissimo. C'è certi che dicono: vabbè, sì, io sono juventino, sono milanista, la nazionale non mi importa tanto la nazionale. A me sì, a me mi importa tantissimo. La Juve è qui e la nazionale è qui più o meno. Siamo sempre lì. Il calcio è calcio, il calcio italiano per me è sacro. E in Champions, anche Milan, Inter, Napoli, chi cazzo c'è in Champions? Se la Juve è qui, sono comunque qui perché io sto con l'italiana. A me piace vedere il calcio italiano grande. Quindi se esce la Juve, io vado con le altre italiane perché mi piace l'Italia. Anche perché io comunque non sono uno che dice: ma no, l'Inter fa schifo, la Roma, ma che schifo. No, io sono uno, a me piacciono anche altre squadre italiane. Tifo Juve e davvero amo la Juve più di ogni altra cosa, però comunque essendo sportivo dico wow, mi sono simpatica anche altre squadre alla fine. Cosa non mi è simpatica è la Macedonia, infatti io non la mangio più. Vabbè, battuta di merda a parte. Io non voglio Mancini out. Io sono per la rimanenza di Mancini. Io sono più per un out di Immobile. Perché io già durante l'Europeo dicevo che Immobile male, male. Secondo me Immobile durante l'Europeo è stato uno dei non so, uno dei meno, diciamo uno dei meno bravi poi, ok? Non so. Poi durante la qualificazione del mondiale, vabbè che non c'è stato neanche sempre. Ma non so, Immobile vabbè, out. Insigne, a me Insigne piace molto, però male anche lui con la Macedonia. Non parliamo di Mimmo. Berardi non. No. 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 Basta. Non parliamo di Berardi. Bocciato. Ti do tre. Bocciato. Io sono incazzato un po' che i cambi non sono arrivati prima. Giocatori come Raspadori che contro la Turchia ha segnati due gol. Due. Non abbia giocato da titolare. Infatti hanno giocato da titolare tutti quelli che hanno fatto la finale più o meno dell'Europeo. Eccesso Chiesa perché purtroppo Fede è infortunato. Purtroppo sì. Quindi non saprei. Se dovrei partire adesso con l'Italia, direi Chiellini e Bonucci out. Bonucci forse un altro anno può farlo, però non so neanche se arriva al prossimo europeo, quindi sinceramente meglio mandarlo via adesso, dai il posto a Mancini più o meno, e farli crescere, farli abituare a giocare a livelli alti. Perché
facciamo la difesa con Spinazzola appena si rimette in sesto. Perché Emerson, secondo me, non so, è bravo Emerson, però non è il massimo. Preferisco sempre Spinazzola, sperando che torni ai livelli dell'europeo, perché è uno dei migliori giocatori del torneo, secondo me. Con Bastoni, poi Mancini e poi Di Lorenzo. Giustissimo, secondo me ci sta. Florenzi, sì, è bravuccio, però credo che Di Lorenzo, essendo anche più giovane, abbia possibilità maggiori a Florenzi di prendere il posto titolare. Poi il centrocampo, Verratti, secondo me il miglior giocatore italiano del momento. Nel senso Donnarumma, ma non contiamolo come essendo portiere. Già, Verratti, Jorginho ci sta anche. Sto incazzato. Jorginho, se vedi questo video, sto incazzato. Quei due rigori, mannaggia a te. Vabbè, comunque, non... Vabbè, ti lascerei titolare. Barella, secondo me, anche forte. Molto, molto bravo. Magari si potrebbe cambiare sempre un po' con Tonali, che è fortissimo, secondo me, anche lui. Oppure Zaniolo, dipende. Perché sono giocatori molto forti. E poi in attacco mettere a sinistra Raspadori, che secondo me lui diventerà un campione. Poco ma sicuro. Sono sicurissimo che Raspadori diventerà un campione. Vabbè, Berardi. C'è Chiesa. Speriamo che Chiesa torna e che diventa più forte di prima. Io spero tutto su Chiesa. E poi avanti. Avanti la cosa più difficile. Chi sarebbe il bomber del futuro dell'Italia? Sicuramente non è Immobile il nostro bomber. E io lì ci vedo più Scamacca, sinceramente. Ma io darei anche una possibilità a Moiskin. Anche perché secondo me Mois è un giocatore molto bravo. Al pari Angemè si è fatto valere anche. Però la Juve non viene utilizzata tanto. Ma sappiamo, Allegri non piacciono i giovani. Ed è un problema. Quindi proverei più su Scamacca e poi come secondo con Kin, che credo potrebbe andare molto bene. Io innanzitutto adesso continuo ad essere deluso per la mancata qualificazione al mondiale, che è una cosa orribile, che danneggerà ancora di più il nostro calcio italiano, che secondo me già con la Champions League è stato danneggiato parecchio, essendo che sia Juve e Inter sono uscite. Milan fuori, Napoli fuori anche dall'Europa League. E già, meno male che c'è ancora l'Atalanta. No, sì, l'Atalanta è ancora in Europa League. Spero che almeno loro possano arrivare almeno in finale. Non dico vincerla, ma almeno arrivarci in finale. Giusto per far vedere che anche gli italiani sono squadre grandi. Spero che la Roma vince la Conference League. Almeno se la giocano ancora loro due, però il calcio italiano quest'anno male, molto molto male. E io spero in una nazionale in futuro più grande, spero in un campionato italiano, in un campionato italiano più giovane, perché puntiamo troppo sui vecchi. Più giovane, più veloce, più aggressivo, e magari l'Italia tornerà ad essere quella di una volta a livello calcistico. Grazie a tutto, spero che questo video vi è piaciuto, se sì mettete like, iscrivetevi al canale per non perdere altri contenuti. Raga, ci vediamo, sempre Forza Italia e anche Forza Juve, oh no, di Forza Juve.